Buongiorno, benvenuti al Cinemeril speciale Halloween passato, però c'è domani la festa dei morti e appunto per la festa dei morti oggi parliamo della morte ti fa bella, è un film del 1992 diretto da Robert, sì, adesso lo dico, Zemeckis, tizio, regista di... Ritorno al futuro e chi ha incastrato Roger Rabbit. Questo film a me non piace, devo dire la verità. So che è un film apprezzato da molti, so che la mia migliore amica ora mi sta per sparare e fucilare perché lei adora questo film, ma non c'è niente da fare. L'ho rivisto ieri che era la sera di Halloween e proprio no, non ci siamo. Bene, di cosa parla se non l'avete mai visto? Purtroppo farò spoiler perché se no non so di cosa parlare proprio. Allora, questo film parla di Madeline, che è Meryl Streep, doppiata da Elena Piadimeo, che è una soubrette, un'attrice famosa, che ha la bella abitudine di rubare i fidanzati alla sua amica, tra virgolette, Ellen, interpretata da Goldie qualcosa, Goldie Hawn. Questa Ellen, infatti, era fidanzata con Bruce Willis, con Ernest, un chirurgo estetico, un chirurgo plastico. Che viene chiaramente rubato da Madeline, che le viene rubato da Madeline. E si sposano, forse per il primo anno sono felici, poi succede che Madeline è molto dominatrice nella coppia, decide che lui non deve più fare il chirurgo estetico. Lei può avere tutti gli amanti che vuole, lei è giovane, lei è bella, lei può far carriera e lui diventerà un becchino, ma non tanto proprietario di pompe funebri, tanto quanto un make-up artist dei morti. Sapete quelli che preparano appunto i cadaveri per essere messi dentro la bara? So che è un discorso abbastanza... brutto, però insomma lui fa questo di mestiere. Ah sì, ho rimesso la maglia perché fa caldo e siamo il 1° novembre. Chiusa parentesi. Stavo dicendo appunto, quindi le loro vite cambiano, cambia anche la vita di Ellen perché ossessionata dal pensiero di Madeline esce fuori di testa, diventa appunto ossessionata, ha manie omicide nei confronti di Madeline stessa, tant'è che viene presa e portata in un ospedale psichiatrico in cui appunto la mettono in cura, fino a quando una dottoressa le dice che deve smetterla di pensare a lei, deve togliersi dalla testa questo pensiero, questo ricordo, per iniziare a vivere degnamente. Lei invece capisce che deve far fuori Madeline. Come lo farà? Si vedrà 7 anni dopo, perché c'è appunto un salto temporale 7 anni dopo in cui Madeline ed Ernest ricevono un invito per andare a questa premiazione, a questo... è una premiazione oppure a presentazione, forse, presentazione di un libro scritto da Ellen, perché Ellen è una scrittrice. E qui loro, convinti di vederla triste e brutta, coi brufoli e grassa obesa, invece la vedranno più giovane, più bella. In salute, insomma, una diva praticamente. Madeline, che chiaramente era in competizione con questa donna, anche dal punto di vista estetico, si vede più indietro rispetto alla bellezza di Ellen in quel momento e va completamente fuori di testa. E decide quindi che deve farsi bella, che deve trovare il modo per ringiovanire, tant'è che appunto incontra questa donna, interpretata da Isabella Rossellini, che le darà un elisir di lunga vita, diciamo,
in cui praticamente lei muore, anche se non muore, cioè lei non lo sa che è morta, sino a un certo punto, però praticamente ringiovanirà sino a un certo punto della vita e si fermerà lì per tutta la vita. E lei quindi subito prende questo elisir e, non sapendo di essere morta, comunque torna a casa giovane e bella. E qui praticamente inizia la lotta tra le due donne perché chiaramente Ellen vuole riprendersi suo marito, il suo fidanzato, insomma suo marito, e Madeline non vuole perdere, e per quanto non le possa importare più niente del marito, però lei non vuole perdere. E inizia appunto questa lotta tra le due, e qui inizia abbastanza la parte grottesca del film perché iniziano a darsele di santa ragione con la pala, le si gira il collo di Madeline, le si gira il collo di 180 gradi, poi indietro di cioè praticamente le arriva a sedere la testa, e quindi con questo collo che se lo deve tenere, l'altra invece la spara nello stomaco e non muore. E chiaramente si evince che anche Ellen ha preso questo elisir. Cosa accade però? Accade che le due devono tornare belle, perché non possono stare col collo, penzoloni e un buco nello stomaco. Quindi le due, così, di sana pianta, decidono di allearsi, diventano amiche, ciu 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 ciu, e vanno dal marito a chiedere appunto di essere risistemate. Il marito le risistema e in quel momento loro capiscono che il marito è di fondamentale importanza, perché loro devono assolutamente essere sempre pronte ad avere le cure del marito in caso si dovesse rompere un dito, in caso dovessero cadere, in caso una sbucciatura, in qualsiasi caso. E quindi cosa fanno? Cercano in tutti i modi di costringere il marito a bere questo elisir. Questo inizia a uscire fuori di testa perché non ne vuole più sapere delle due. E le manda a quel paese e se ne va. Il film poi fa un salto temporale di 37 anni dopo, in cui ci catapultiamo al funerale di lui. E questa è l'unica parte bella perché chiaramente è un film in cui si cerca di ironizzare e anche di denunciare forse gli eccessi della chirurgia plastica, cioè proprio quelle donne o uomini anche ossessionati dalla chirurgia plastica che si rovinano, cioè che proprio distruggono il loro essere, cioè ciò che loro sono, per apparire poi qualcosa di mostruoso, e potremmo fare tantissimi esempi. Cosa succede quindi? Che al funerale il sacerdote fa questo bellissimo discorso in cui appunto dice che non esiste l'eterna giovinezza, non esiste la vita, una vita immortale, esiste soltanto ciò che noi facciamo sulla terra tutta la vita, ed esiste quindi il ricordo che poi vivrà per sempre nelle persone che amiamo, ed è proprio lì, in quel momento, che noi continuiamo a vivere. Questa cosa loro anche al funerale non la capiscono, infatti se ne vanno ridendo e deridendo quasi questo discorso, tant'è che poi a un certo punto iniziano a litigare di nuovo e il film finirà con loro praticamente a pezzettini nel marciapiede, che chiaramente in modo grottesco di nuovo ridono e le chiedono, no, sì, Ellen chiede a Meryl Streep, beh, Meryl Streep, Ellen chiede a Madeline dove ha lasciato la macchina. Cioè, a parte il pezzettino in cui si parla di una cosa seria, cioè si parla di una cosa seria, si dice una cosa seria, per il resto è. No, perché. No, 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 aspetta, ho sbagliato. Cioè, è un film che chiaramente è una denuncia, tra virgolette, appunto, come ho già detto, della chirurgia plastica, cioè dell'abuso che certa gente fa della chirurgia plastica, ma soprattutto dell'ossessione che si ha della chirurgia plastica a volte. Perché a volte, secondo me, quando si entra nel circolo, quando si entra nel giro, poi è veramente difficile uscire. Secondo me crea anche una certa dipendenza a volte. Infatti, meglio non iniziare neanche. Cioè, ma sei così, ma rimani così. Se stiamo parlando di estetica, cioè se stiamo parlando di pura estetica, se poi ci sono altri problemi, chiaramente ci mancherebbe altro.
Ma se dobbiamo ossessionare la nostra vita per l'estetica o per l'idea di essere sempre giovani, ma è così bella la vita, ma perché non dobbiamo godiamoci il tempo che fugge? Ah sì. Comunque, a parte la morale che ci piace di questo film, non mi piace tutto il resto, cioè non... per quanto abbia vinto anche degli Oscar, ha vinto degli Oscar agli effetti speciali. Però stiamo parlando di un film di 20 anni fa, cioè c'è la mia età questo film, e quindi se lo facessero ora probabilmente gli effetti speciali sarebbero ancora migliori. Quindi alla fine è un film che ha fatto il suo tempo e forse al suo tempo spaccava. Effettivamente sì, ci può stare questo. Tra l'altro il regista di Chi ha incassato Roger Rabbit, e ho trovato anche un parallelismo tra la figura di Ellen e a volte anche... No, Mary Streep no, perché è bionda. Ellen, il personaggio di Ellen, è rosso, con capelli rossi, e portava sempre un vestito rosso molto scollato che ricordava un po' la figura di Jessica Rabbit. Secondo me potrebbe essere stata una citazione, perché comunque Chi ha incassato Roger Rabbit è dell'88 e questo film è del 92. Secondo me c'era un leggero richiamo a Jessica Rabbit nella figura di Ellen. Poi chiaramente anche Jessica Rabbit, cosa in persona? La bellezza, la giovinezza, l'estrema bellezza, l'eccessiva bellezza. Quindi insomma, boh, secondo me c'è stato un po' un richiamo alla bonacciona della Jessica Rabbit. Quindi no, per il resto questo film... Cioè, a me non piace, però so chi piace molto. Come ho già detto, appunto, piace, questo film piace. I doppiatori però mi piacciono, sono i soliti doppiatori, la solita doppiatrice di Meryl Streep, quindi è bella anche come recitazione. E di Bruce Willis, il doppiatore è il doppiatore di Robin Williams. So sad, troppo triste. Perché a me quella voce mi squarcia l'animo, mi squarcia l'interiora proprio. Mi fa ricordare di Robin una cosa, Robin è mio amico, un qualcosa di sconvolgente, ed è Marco Mete, così adesso l'ho controllato perché non mi ricordavo il suo nome. Inizia il film ambientato nel 78, mi pare, a New York, siamo a New York nel 78, e poi però fa dei salti temporali, prima di set, in 7 in 7 anni, 7, 7, 7 mi pare, e poi boh... 30 anni dopo. Sì, che poi boh, questi hanno 100 anni quando muoiono. Vabbè, comunque. A parte ciò, so che ci doveva essere un finale alternativo a questo, però era stato considerato troppo melenso rispetto a tutto all'ironia della restante parte del film, o comunque insomma, della comicità del resto del film, e quindi hanno mantenuto il finale un po' ironico, un po', diciamo, anche ridicolo. Per stare proprio in tema, cioè per stare proprio nel tema del film, sulla stessa lunghezza d'onda. Per il resto, quindi niente, però ho voluto parlare di questo film perché tanto ne avrei dovuto parlare. Ho approfittato anche del fatto che ieri era Halloween, e domani probabilmente metterò, cioè il video uscirà tra oggi e domani, quindi giorno dei morti, quindi abbastanza perfetto. E io niente, voglio sapere cosa ne pensate voi di questo film, se penso se troverò mai qualcuno che la pensa come me, cioè che questo film non è proprio così carino, perché per ora ancora non l'ho trovato. Quindi niente, ci vediamo al prossimo Cinemail, tra l'altro mani libere, non ho il DVD, perché ancora questo film non ce l'ho, perché sto dando precedenza a film che mi piacciono di più, perché comunque la collezione la completerò e ci sarà anche La morte ti fa bella. Quindi niente, ci vediamo al prossimo Cinemeril e fatemi sapere cosa ne pensate e di cosa volete che vi parli al prossimo. Ciao!